10 studenti spariti nel nulla ieri l'altro mentre tornavano a casa in circostanze non ancora chiarite dalla polizia. È successo nello stato nigeriano di Kaduna, a nord della capitale Abuja, una zona dove da tempo non si verificavano sequestri di massa di giovani studenti. Ma la cronaca degli ultimi 2 anni, riferiscono le TV del luogo, annovera parecchi precedenti simili. È la piaga che affligge l'intera Nigeria, il più popoloso paese africano, coi suoi 200+ milioni di abitanti, ormai assuefatti ad un cronico stato di insicurezza. Nella cronaca delle ultime ore c'è anche l'assalto ad una chiesa pentecostale ad Akenawe, con un morto, diversi feriti e il pastore rapito con altri fedeli, forse da pastori fulani. Rapimenti a scopo di estorsione e non solo. Nel nord del paese, di prevalente tradizione musulmana, sono attivi vari gruppi jihadisti, ma i sequestri sono sempre più frequenti anche in altre aree della Nigeria, ad opera spesso di delinquenti comuni, e i sacerdoti cattolici sono un facile bersaglio. 53 rapimenti, 12 aggressioni e 16 omicidi ha contato la conferenza episcopale locale in 17 anni. Sicurezza e lotta all'estremismo religioso e alla criminalità saranno un fondamentale banco di prova per il nuovo presidente Bola Tinubu, eletto a fine febbraio con non pochi sospetti su regolarità e trasparenza del voto.